Stefania Orlando si confessa a cuore aperto, passato un momento terribile. Stefania Orlando, confession sulla vita privata, non rinego un terribile momento. In questi giorni l'abbiamo vista prima nelle feste della drag queen ma di love in una puntata di Non sono una signora e poi nelle replice di Tale e quale show il torneo in onda in queste settimane su Rai 1. Adesso, invece, Stefania Orlando e in facenza con l'amica Anna Pettinelli e tra una nuotata e l'altra ha concesso una lunga intervista al settimanale CIDOF ha raccontato la grande amicizia che le lega rinforzata in momenti particolarmente bui. Stefania Lestet scorsa ha messo la parola fine al suo matrimonio con il musicista Simone Gianlorenzi et al settimanale ha confessato. Nonostante tutto conservo un bel ricordo, per quel terribile momento, se mai fosse possibile, ci ha unite ancora di più. Ci siamo supported e difese anche in quei lunghi silenzi. La showgirl e l'amicizia con Anna Pettinelli, tra di noi non c'è nessun tabù. Durante l'intervista Stefania Orlando ha ampiamente parlato della sua amicizia con l'ex coach di Amici di Maria De Filippi. Le due spesso sono state ospiti nella scorsa stagione televisiva alla vita in diretta condotto da Alberto Matano et a settembre ci torneranno tanto che si professano, bimbe di Alberto. Proprio nel talk di Rai 1 si sono ritrovate e la loro amicizia si è consolidata e l'ex inquilina del grande fratello Vip su questo ha ammesso. La nostra sintonia dipende dalla compensazione, dov non arriva l'una arriva l'altra. Ana appare più istintiva io più razionale anche se poi non è sempre così. Ci unisce anche l'indipendenza, abbiamo sempre fatto tutto da sol. Siamo due donne libere e ci raccontiamo tutto senza tabu. Stefania Orlando sibilina sulla sua vita privata, il mio cuore si sta riprendendo pian piano. La fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi non è stato un bel periodo per la showgirl et ex concorrente di Tale e quale show ma pian piano è riuscita a riappropriarsi della sua vita et adesso anche la sua situazione sentimentale va a gonfie vele. Durante l'intervista concessa al settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, la showgirl senza sbilanciarsi troppo ha ammesso. Il mio cuore, pian piano si sta riprendendo. Il tempo alla fine ha avuto la meglio. E le dirò di più, continuo ancora a credere nell'amor, di recente, infin, la conduttrice ha tirato fuori un toccante Ricordo del passato.